Conduttura rotta e villaggio del pescatore rimane senza acqua. È accaduto attorno alle 7 di questa mattina, quando sono iniziate a fioccare le segnalazioni al comune di Duino Aurisina. Nella popolosa frazione di Vierasca sono decine le famiglie che hanno lamentato il disservizio, innescando l'immediato intervento del sindaco Igor Gabrovez e a stretto giro di Acegas APS AMGA. Mi hanno confermato che innanzitutto c'è stato un guasto, una perdita importante su una conduttura all'altezza della pescheria, quindi lato mare di villaggio del pescatore. Si tratta sempre di condutture che risalgono a molti anni fa, è una zona comunque molto suscettibile alla pressione, anche al traffico, soprattutto se pesante. Fatto sta che c'è stata una perdita su una conduttura, ha creato dei disagi. Mi hanno assicurato che dopo le 17 hanno riparato il guasto e la fornitura acqua è stata ripristinata a tutto il villaggio. Stando a quanto riferito dall'ex municipalizzata, che già alle 10 del mattino aveva ripristinato il servizio nel 70% delle case ed ha concluso nel pomeriggio i lavori dopo aver effettuato dei test preventivi nell'area più vicina al guasto, l'incidente è stato causato dalla vetustà della condotta, un problema noto all'amministrazione comunale che ha in animo di intervenire con un programma di sostituzioni dei sottoservizi. Dobbiamo comunque intervenire per rivedere un po' tutti i tratti di condutture datate. Non si fa in pochi giorni, non si fa nemmeno in pochi mesi. Le strutture e quindi gli impianti vanno sostituiti gradualmente e con molta attenzione, anche programmando ogni investimento.